La riforma della polizia locale deve essere approvata rapidamente. È il ministro dell'Interno Roberto Maroni a dettare la tabella di marcia di una riforma che nel pacchetto sicurezza non c'è. Ecco perché, ha aggiunto il ministro, non bisogna perdere tempo, prima si approva e meglio è. Per Maroni, intervenuto al secondo forum internazionale della polizia locale, primo ministro di sempre a partecipare, in corso fino a domani a Riva del Garda per iniziativa dell'ACI, escludere la norma dal pacchetto sicurezza non è stata una dimenticanza del governo, anche se è chiaro che quella proposta di legge è uno dei capitoli del pacchetto sicurezza. Ed è proprio per questo che il ministro ha rassicurato la platea di rappresentanti delle polizie locali riunite sulle sponde del lago di Garda. Io, ha puntualizzato, garantisco il sostegno del governo alle proposte che coerenti con il modello di sicurezza che abbiamo definito e nelle prossime settimane mi farò parte attiva nei confronti dei presidenti di Camera e Senato delle commissioni, perché senza la riforma della polizia locale, ha tenuto a precisare Maroni, il modello di sicurezza integrata messo a punto dal governo è un modello zoppo proprio per la mancanza di questo tassello importantissimo. Fase interessante della 3 giorni di congresso, la giornata di ieri durante la quale si è tenuto il raffronto tra la polizia locale italiana e le omologhe europee. Dall'esame di alcune capitali d'Europa, il rapporto della Fondazione Caracciolo evidenzia la diversa organizzazione delle forze del presidio del territorio. Per quanto riguarda la dotazione di strumenti tecnologici di prevenzione, risulta che Stoccolma ha 2.300 km, Bucarest ne ha 200, Helsinki 150, Parigi 56 e Roma ultima ne ha solo 29.